For our video tools of the day, yes. Today, innanzitutto, first of all, I would like to wish a very, 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 very happy 30th birthday to my cousin, woman cousin, Claudia. Sì, in realtà io la vedo da un po' di tempo, ma insomma, comunque, voglio augurare questo buon 30° compleanno. Tra l'altro, anche un'altra mia cugina, che mi segue costantemente, lo sa, non lo so, forse quasi nessuno. Mi riferisco a tutta Video Pensieri, visto che ne ho parlato in quel video pensiero. Lo scorso 25 marzo ho compiuto anche le 30 anni. E, tra l'altro, in quell'occasione ho fatto anche un discorso sul fatto che il tempo che passa, che ci facciamo vecchi, insomma, per dire, ma chi è interessato si vada a rivedere quel video, comunque lo metto in descrizione perché c'è anche un bel discorso sulla nascita, su tutta una serie di cose. Comunque ho detto già tutto in quel video. E quindi, again, happy birthday to her. E poi, pensavo che oggi è una giornata di verdetti per quanto concerne il campionato di Serie A. Ma poiché alcune partite devono ancora giocarsi, ne parlerò credo domani, quando appunto tutto sarà compiuto. Dico solo che il mio Napoli ha in realtà terminato il campionato, che ha giocato poco fa, poche un'ora fa, diciamo, è terminata la partita. Abbiamo vinto 3-0 con grande rammarico, perché molto probabilmente una delle due vincitrici finirà con 4, massimo 5 punti in più rispetto al Napoli. Io direi che il Napoli in realtà ha proprio buttato questo campionato perché assolutamente non era inferiore né all'Inter né al Milan che sono appunto sopra di noi in classifica di questi pochi punti. Purtroppo è andata così, però mai come quest'anno, perché è un campionato molto scadente come livello, per quanto mi riguarda, mai come quest'anno c'era la grandissima opportunità, anche se personalmente la stagione più, diciamo, quasi l'impresa veramente quasi sfiorata, e comunque il rendimento migliore del Napoli è stato quello del Napoli del 2017-2018 con Maurizio Sarri al suo ultimo anno, terzo anno in quel Napoli, dove stavamo lottando con la Juventus, diciamo, della fortissima, e faceva sempre oltre 90 punti. E quindi per me quello in realtà è stata l'annata più bella, più difficile in realtà affrontato il Napoli, che quella, tra l'altro, l'aveva anche vinto quel campionato. Gli è stato, come si dice, rubato, in realtà, tra virgolette, a causa di errori arbitrali. Ma poi vabbè, non andiamo nel dettaglio, altrimenti subentrano altri problemi, eccetera. E sì, quindi questo. E poi, poi ringrazio Mr. Lynch per questo Day 2 of the Weekend Project. Si ricambia sempre il discorso sul far work train, sul pensiero per l'observation car, amici ucraini, e non solo, comunque sempre grande pensiero questo sul fan work train in generale e i video su weekend projects. Sì, comunque questo è un mese molto importante a livello di compleanni. Appunto ieri è stato l'onomastico di mio padre, oggi questo è il compleanno di queste 30 anni, questa mia cugina. Il 25 è il compleanno di un altro mio zio, il 28 è un altro mio zio, quindi maggio è davvero un mese, appunto mese l'anniversario di Twin Peaks, The Return, la premiere, sia diciamo, sì, il ritorno di Twin Peaks sia negli USA che in Italia, 21 lì a Cannes anche, rispettivamente qui invece 26 maggio in Italia, quindi un mese direi estremamente importante. Sì, poi diciamo, se avete visto un preview, aveva un pezzo appunto all'inizio del video, si tratta di un pezzo di Franco Battiato e Luca Madonia, l'alieno, interpretato da me, in realtà già interpretato in qualche mese fa all'interno della mia suite, il Festival di Sanremo, in cui inserì, diciamo, alcuni pezzi che più mi sono piaciuti alle edizioni 2010-2017, però qui l'ho voluto caricare, no, questo pezzo in realtà separatamente, appunto in onore della Il Salo della Morte Franco Battiato, che l'abbiamo celebrata praticamente
lo scorso 18 maggio. Quindi in onore suo ho, diciamo, ricaricato questo pezzo. Quindi il preview di questo pezzo. Ad ogni modo invito anche a vedere il video tutto dedicato a lui qualche giorno fa. Lo metto sempre in descrizione nelle schede, così nel caso qualcuno interessato lo può recuperare in queste, diciamo, modalità qui. Sì, e poi pensavo a quella bellissima That Beautiful pizza fritta col sugo, insomma, la margherita che ha fatto ieri, sì, col fior di latte e il parmigiano che ha fatto ieri mio zio, che è chef, diciamo, è venuto a trovare mia nonna dopo diversi mesi, diciamo, con la moglie e le due figlie, in qualche modo lui vive praticamente nel Veneto, è davvero buonissima. E tra l'altro il 28 maggio sarà il suo 46esimo compleanno e quindi io vedo in certo senso questa sua pizza. Spero che l'avete gustata almeno con gli occhi e che l'avete assaporata con l'immaginazione. Mi dispiace se vi ho fatto venire fame, comunque vedo questa sua pizza di ieri anche come l'ha fatta ieri per mia nonna, ma anche un po' per praticamente non c'erano i miei genitori e quindi è stato un po' colui qua con la moglie, diciamo, per la figlia, con la giornata di ieri, le mie cugine piccole la giornata di ieri, per la giornata di ieri, e quindi ha fatto anche a pranzo, ho preparato queste pizze fritte, e l'ho mangiata direttamente alla sera, ma devo dire che, ma del resto sapevo già, come sempre lui cucina molto bene, anche un suo, diciamo, insomma, un suo carro con cui gira, se non erro, là, appunto, si chiama Re Borbone, là, da quelle parti lì dove vive lui, comunque questa pizza fritta davvero fenomenale. Davvero straordinaria, bellissima. Quindi questo era il piatto, diciamo, che ho mangiato ieri, il secondo, ho mangiato ieri sera. E mio zio, che si chiama Rosario, saluto. All'inizio del video, sì, credo di aver detto tutto. Nel caso venisse accolta cosa mente, come al solito, aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani.